Marmi Vrac è un'azienda storica del territorio, vanta una storia di 60 anni che nel 2008-2010 ha visto un passaggio generazionale dal fondatore Giocondo Vrac ai figli Riccardo e Alessandro Vrac. L'azienda quest'anno punta ad un obiettivo di fatturato superiore agli 8 milioni di euro, e il 70% del fatturato è fatturato estero e il 30% è fatturato invece Italia. Il 70% del nostro mercato è rivolto a quello navale crocieristico, sia italiano che estero, e un 30% legato al settore yacht, mega yacht e residenziale di lusso. Ci occupiamo di progetti chiave in mano, per i rivestimenti in pietra naturale ed artificiale, a partire da quelle che sono le specifiche del cliente. Elaboriamo la progettazione, che può venire sulla base dei disegni del cliente oppure in alternativa rilievi che eseguiamo in sito. Dopodiché sviluppiamo la progettazione, la produzione e infine la posa in opera. Ciò che ci viene riconosciuto dal mercato è quello di essere bravi nella gestione dei progetti e capaci di gestire la complessità. Marmi Vrac nel corso di questi ultimi anni ha fatto tutta una serie di investimenti rivolti a Industria 4.0, a partire da una serie di macchinari, ne cito alcuni: Waterjet, un centro di lavoro a 5 assi, una lucidacoste e un impianto di chiarificazione acque. Al tempo stesso abbiamo avviato anche un progetto di digitalizzazione, lo sviluppo di un software di gestione commesse, un preventivatore, CRM e una piattaforma di progettazione condivisa che noi chiamiamo Stone 2.0. Nel corso dell'anno abbiamo in previsione degli ulteriori investimenti, sia per quanto riguarda i macchinari connessi a Industria 4.0, una cabina di applicazione trattamenti e accoppiamento Marmonicomb, l'installazione di uno scanner per la fotorestituzione delle lastre. Nel corso degli anni abbiamo implementato questi sistemi informatici. Dall'analisi dei dati che abbiamo iniziato a raccogliere ci siamo accorti che siamo seduti su una mole importante di dati. Da qui la necessità di sviluppare a partire da quest'anno un progetto di business intelligence, un progetto che sarà articolato in due fasi, una prima parte 2021, una seconda parte 2022. La prima fase del progetto ha avuto inizio a fine luglio e si chiuderà con metà novembre. Con Friuli Innovazione abbiamo fatto un percorso di assessment nel quale abbiamo valutato quale fosse il livello di digitalizzazione dell'azienda confrontato con quelle che sono le nostre aziende competitor sul mercato, comunque dello stesso livello, quindi le piccole e medie imprese. Quello che è emerso è un risultato incoraggiante, nel senso che la visione dell'azienda e gli investimenti stanno andando nella giusta direzione, proprio nell'ottica di riuscire a mantenere la competitività sia in ambito nazionale che estero dell'azienda. Oltre a questo, abbiamo fatto un percorso di formazione trasversale a tutta l'azienda su quella che è l'importanza della raccolta dei dati, non come dati, come elemento fine a se stesso, bensì come strumento orientato al business. Il percorso di formazione che è stato fatto con Friuli Innovazione è stato anche propedeutico a quella che è stata un'analisi interna di rivalutazione anche dei processi finalizzati alla digitalizzazione. È un consiglio che posso dare a tutte le aziende che opereranno nel campo dell'aggiornamento, della digitalizzazione Industria 4.0 e di non fermarsi solamente sullo strumento informatico, ma lavorare anche sui processi.